Ciao, buongiorno, ben ritrovati. Questo è il solito nostro post che facciamo dopo di quello che ci siamo raccontati in questo martedì mattina. Eravate tantissimi anche oggi, dopo una festa di Halloween che, insomma, oltre a far felice anche i bambini, beh, è un modo per ricordare i nostri cari. Che dire, io ho passato questi 3 giorni alle terme, mi sono rilassata, in qualche modo ho, diciamo così, ho passato un 3 giorni con la famiglia anche in modo piacevole. Abbiamo parlato di terme, di saune, del fatto che in Italia forse siamo un po' indietro sia nel farle ma anche nel concepirle. Si parlava di voyeurismo e io, devo dirvi la verità, in Germania insomma non c'è stato questo voyeurismo perché le terme lì vengono fatte proprio per cercare benessere e quindi nessuno insomma guarda altro, o perlomeno non sembra che ci sia questa cosa. Abbiamo parlato di pesce fresco, insomma di chi aspettava il pesce per poterlo cucinare. Abbiamo parlato di viaggi, abbiamo parlato del fatto che io, beh sì, mi tengo un mio diario di bordo. Ho iniziato a farlo con i viaggi e qualcuno di voi mi ha detto che non ce l'ha, non l'ha mai scritto, altri invece, come mega naturista, mi hanno detto che comunque alla fine molte volte è bello ritornare indietro e così andare a rileggere anche un po' quello che si è scritto nei viaggi precedenti. E io lì ho detto che effettivamente anche i diari che tenevamo a scuola noi una volta rispetto a quelli di adesso delle nostre ragazze, insomma, non sono più tali, ma anzi, 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 sono meno, diciamo così, piene di cose scritte, mentre il mio ad esempio era un tomo alto così e che c'era di tutto e di più dentro. Vabbè, insomma, ma sono anche generazioni che cambiano e come sappiamo anche i social ci aiutano a vivere in un modo diverso. Per il resto, che dire? Beh, come sempre, grazie perché qualcuno mi ha detto che mi ha già inviato qualche cartolina che non mi è ancora arrivata, ma quando arriverà, insomma, lo saprete sicuramente. Mi avete mandato anche delle mail con delle foto dei vostri luoghi da poter utilizzare nel TG di Patreon, e quindi grazie che continuate a mandarle. Se volete comunque sia chiacchierare con me potete farlo mandando una mail anche a imcalib@libero.it e naturalmente vi aspetto come tutti i martedì qui alle 9:15, altrimenti sul canale Patreon tipo venerdì ci sarà un'altra diretta. Che dirvi? Grazie, vi auguro una buona giornata. Abbiamo parlato anche di natura, di quello che la natura ci racconta, ci fa vedere come il foliage, questi cambi anche di colori che sono stati ad esempio in Germania spettacolari, quindi vi auguro di prendere veramente tutto quello che la natura ci porta, farlo vostro e in qualche modo insomma cercare di rilassarvi, perché no, guardando anche queste cose che alla fine ci riguardano e ci fanno stare bene, pensando anche che appunto adesso si incontrano per COP26, quindi il clima e il nostro pianeta sono le cose importanti. Niente, io con questo vi mando un bacio, vi ringrazio e naturalmente ci vediamo la prossima settimana qui su YouTube oppure venerdì con il canale Patreon. Mi raccomando, fate i bravi e mandatemi le cartoline.